Siamo nella sede, nell'auditorium di Vibanca, sono con il dottor Stefano Innocenti. Stefano, buonasera. Buonasera. Senti, con te parliamo di lavoro, di crisi del lavoro e di LinkedIn. Esattamente. Stiamo vivendo un mondo di crisi qui in Italia, molte persone cercano lavoro, uno degli strumenti migliori, dinamici, social è LinkedIn e tu sei un esperto. Sì, assolutamente. Hai detto una cosa molto interessante in questo momento di crisi. Quello che dico sempre io a chi mi chiede, la domanda forse fondamentale quando si parla di questi strumenti, e cioè, ma servono davvero a qualcosa? La riflessione che cerco di far fare è questa. Sicuramente occupano una parte di popolazione, sicuramente raccolgono in questo momento una parte di offerte di lavoro. Non dico che siano fondamentali e che senza non si possa più fare niente, sarebbe esagerare, sarebbe anche un po' spaventoso. Dico soltanto che chi fa lo sforzo, e non è uno sforzo molto grande che è stato questa sera l'ha visto, per diventare un pochettino più esperto, per riuscire a proporsi bene anche su questi strumenti, su questo social network, sicuramente ha delle possibilità in più per la ricerca di lavoro. Ecco, hai parlato di social network, tanti giovani, 20, 25 anni, 18, ovviamente sono iscritti ai vari social, però che suggerimento possiamo dare perché poi magari negli anni prossimi qualche immagine, qualche commento che hanno messo non possa essere controproducente quando si cerca lavoro? Il commento che posso dare su questo è quello proprio più di base. Ricordarsi sempre che la rete non dimentica mai niente. Quindi tutto quello che andiamo a pubblicare deve essere ponderato, deve essere pesato, proprio per evitare che un domani ci possa magari danneggiare in una candidatura o nella ricerca di un nuovo lavoro. Nel dubbio, come hanno detto anche tanti altri prima di me, ricordarsi della regola della mamma. Cos'è la regola della mamma? Volete pubblicare qualcosa, chiedetevi sempre: ma se la vedesse mia madre, sarebbe contenta oppure scuoterebbe la testa? E questo vi dà una perfetta misura di cosa pubblicare, che cosa no. Senti, nel contempo però tante aziende sono forse poco presenti sui social e anche su LinkedIn e utilizzano ancora strumenti tradizionali per la selezione, per la ricerca del personale, per la formazione, per il dialogo con gli utenti. Ecco, lato invece azienda, qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista, lato azienda, è che sicuramente questi strumenti possono consentire un risparmio di tempo e un risparmio di soldi. Come abbiamo visto anche stasera, varie aziende stanno cominciando a utilizzare questi strumenti, avvalendosi il supporto dei professionisti già esperti. Anche qui, certo non tutte le aziende lo utilizzano, certo magari stanno cominciando quelle più grandi, però ecco, chi ha cominciato ha anche continuato perché ne ha avuto determinati benefici. E quindi prendere in considerazione anche questi strumenti può essere anche per l'azienda un buon investimento. Senti, per avere maggiori informazioni ti troviamo su LinkedIn? Sì, direi proprio di sì. Sotto Stefano Innocenti, chiaramente, e c'è la mia faccia, quindi mi dovreste ricordare. Perfetto, se avete bisogno, Stefano vi dà una mano anche su LinkedIn. Ciao Stefano e grazie. Buona serata.